ci hanno definito dei monotematici, gente che si occupa solo di questa cosa ma non ha una visione, cioè, gente un po' strana. Poi piano piano, incredibilmente, tutti hanno cominciato a parlare di famiglia. Si sono accorti che forse la famiglia è la cellula della società, e non lo dice proprio la famiglia, peraltro lo diceva Aristotele, Cicerone, Sant'Agostino. Ma è la cosa bella, sapete qual è? Che ho sentito dire che adesso molti dei candidati sindaci di Monza cominciano a firmare dei patti sulla famiglia, cioè. E noi non abbiamo bisogno di firmare nessun patto, perché semplicemente siamo l'originale. E tutti coloro che hanno questa preoccupazione, elettori, non si facciano ingannare. Non c'è bisogno di andare a chiedere improbabili impegni in campagna elettorale. Cioè proprio nel periodo, come diceva il grande Dante, giusto per riprendere un po' la nostra lezione, delle promesse lunghe con l'attendere corto. Adesso ti promettono tutto. Non c'è bisogno, venite da noi. Tra l'altro voglio ricordare che il periodo delle campagne elettorali, le promesse di campagna elettorale, mi ricorda molto quello della... ricordate la Moretti, quella di presidente della Regione Veneto? Fece un capolavoro questa qua, meraviglioso. Riuscì contemporaneamente a sottoscrivere il patto dell'arcigay per le famiglie a Cobaleno, tutti i pseudo diritti legittimi, e poi il patto della Manifputus sulla famiglia naturale. Spettacolo. Quindi non è il tempo di seguire le promesse improbabili delle campagne, è il momento di guardare il merito della proposta. Noi abbiamo la pretesa di riportare al centro della politica la famiglia, perché come diceva San Giovanni Paolo II, ragazzi, la famiglia è il prisma attraverso cui passano tutti i problemi economici e politici e sociali. Non è un tema, è il tema, anzi, è la modalità con cui gli occhiali, con cui tu guardi tutta la politica. Perché, amici, famiglia, attraverso la famiglia passa il problema dell'economia, il problema che mia figlia non si può sposare perché non ha lavoro, il problema che non può scendere di casa perché viviamo in un quartiere che si chiama La Casba, passa la sicurezza, tutto, tutto passa attraverso la famiglia. Ed è la cellula della società. E siccome oggi abbiamo un progetto mondiale di distruzione della famiglia, è il progetto di queste lobby, il Bilderberg Group, l'attività della Commission, di questo nuovo ordine mondiale plutocratico, dove l'unica cosa, l'unico orizzonte valoriale è il dio denaro, Mammona, noi dobbiamo recuperare. Dobbiamo recuperare questo importante valore insieme agli altri due che sono oggi profondamente sotto attacco. Dio, patria e famiglia. Io non amo parlare di nazione. Nazione è un concetto giacobino, illuminista. Patria. La nostra non è la nazione dei nazionalismi, è la terra dei nostri padri, della tradizione che dobbiamo ridare. Questa tragedia che oggi noi stiamo vivendo, cioè viviamo in un'entità che ormai ha smarrito completamente la propria identità. Che cos'è questa Europa? Qual è il volto dell'Europa? Una parete bianca di una scuola dove ha tolto il crocifisso? Niente. E non è un problema, sapete, non è un problema religioso, Rinnegare le proprie radici cristiane è un problema di memoria, di tradizione, di storia, di chi sei. Oggi che diventa fondamentale in un momento in cui c'è un confronto forte con la civiltà che l'identità ce l'ha. Davvero? Come l'Islam?
Non sapere chi sei è un problema. E noi oggi vogliamo dire, è molto chiara, che l'idea che noi abbiamo in società è un'idea che parte da questo trinomio, perché guardate che una società senza identità e senza Dio è una società morta, che genera morte. Un'identità senza patria, cioè che non sa da dove viene, chi è, senza tradizione, è una società morta. È una società senza famiglia, è una società morta. Quindi dobbiamo ricominciare da questo e capire che viviamo in una realtà dove oggi dobbiamo avere la percezione netta. Guardate, io lo faccio tutte le sere perché giro con Poglia, anche ieri a Bergamo. Noi, amici, viviamo in una dittatura, la dittatura del pensiero unico, e dobbiamo essere consapevoli che opporsi a questa dittatura significa essere dissidenti e pagare un prezzo. Dobbiamo avere il coraggio di questo, però, perché la fede a costo zero, come dico sempre, è finita, eh? È stato bello, è durato tanto. Noi da stasera dobbiamo chiederci, fatelo prima di andare a letto, stasera dobbiamo chiederci quanto e che cosa siamo disposti a rinunciare per dimostrare che quello che crediamo è vero. Il lavoro? I soldi? La posizione sociale? La libertà? La vita? Perché guardate che un uomo che non è disposto a rischiare la propria vita, la propria professione, la propria libertà per i suoi ideali, per quello in cui crede, o non vale niente lui o non vale niente i suoi ideali. Noi siamo qui per cercare di andare controcorrente rispetto a questa concezione della politica che oggi, mi spiace dirlo, ma da destra, sinistra, è semplicemente unita da un solo comune denominatore, che è l'orizzonte valoriale del denaro. Non c'è altro, non c'è altro. Pensateci, non c'è altro. Io l'ultima tragicomica cosa che mi è capitata di vedere nella politica politicante del nostro paese era una discussione surreale che io non capivo, non riuscivo a capire. Si parlava di attribuzioni tra varie correnti di posti, cioè allora tu hai due posti da 60 per un posto da 120, a me allora aspetta un posto da 30, non capivo cosa fossero i numeri, ma di cosa parlo? No, poi ho capito che erano migliaia di euro all'anno del compenso. Un posto da 120.000 euro l'anno contro due da 60.000 contro due. Non importava dove andare, cosa fare, la spartizione era basata unicamente su questa cosa qua. E quella è una politica che non ha a cuore il bene comune. E un'altra cosa che mi ha veramente spaventato è che, vedete, sapete qual è il problema numero uno? La priorità assoluta del nostro paese, l'emergenza con la E maiuscola, non è la crisi, non è il lavoro, non è l'immigrazione, non è la sicurezza, non è il terrorismo. Sapete qual è? Avete letto i dati Istat del 2015 sul tasso di natalità? Ve li do io. A fronte di 653.000 decessi, attenzione, 653.000 decessi, ci sono stati 488.000 nati, di cui 128.000 stranieri, cioè 360.000 bambini italiani contro 653.000 morti. Questo gap, questa differenza non è più matematicamente colmabile. Noi siamo già tecnicamente scomparsi, perché dicono i demografi che ci vorrebbero 100 anni e un sistema economico che neanche possiamo minimamente immaginare. In più occorrerebbe che da domani ogni donna fertile facesse 13 figli. Noi abbiamo già fatto la fine degli Etruschi, siamo già scomparsi. Amici, scomparirà la lingua italiana, la cultura, la tradizione, il popolo, spariremo.
siamo, anzi siamo già scomparsi. E quanto la politica sta dedicando, quanti minuti del tempo in Parlamento, questo qui che, scusatemi, se il problema numero uno, la priorità assoluta di un popolo non è la sua sopravvivenza, qual è? Il lavoro. Ma saremo sostituiti tutti. Quanto sta dedicando questo problema numero uno la politica? Zero, secondo me. Ma io ho capito perché. Ho parlato con un personaggio pubblico importante, il sottosegretario di governo, e gli ho spiegato, ma scusate, qui siamo già scomparsi, ce lo sappiamo. Sapete qual è stata la risposta di questo politico? Boh, quando muoio io, per me finisce il mondo. E ha ragione. Perché se tu hai soltanto una visione esistenziale materialista, che te ne frega fra 10, 20, 30, 50 anni quello che succede? E questa è la grande differenza. Mi vengono in mente le parole di De Gasperi, nel dopoguerra. Lui dice, sapete qual è la differenza tra uno statista e un politicante? Che lo statista pensa alle future generazioni. Il politicante pensa alle future elezioni. Questi hanno una visione di termine di azione che arriva al prossimo giro di giostra. Non vanno oltre 5 anni. E noi abbiamo il nostro paese in mano a una classe politica cialtrona, ciarlatana, inadeguata, che ci sta portando verso il baratro. Il baratro di una rivoluzione antropologica. Se qualcuno di voi può, vi scongiuro, venite stasera a Milano a Roseto, al teatro. Ascolterete, no, non ascolterete, vedrete dei documenti che io mostro, anche video, dove capirete che cosa sta succedendo. Vi farò vedere il disegno di legge 1155 depositato in Commissione Giustizia del Senato sulla legalizzazione dell'incesto. Vi farò ascoltare il senatore Carlo Martelli di Movimento 5 Stelle che in Parlamento, al Senato, parla di matrimoni multipli, dove 4, 5, 6 persone si devono poter sposare fra di loro. Vi farò vedere che cos'è questa teoria gender e come avviene questa barbara pratica, questa nuova schiavitù del XXI secolo che si chiama utero in affitto, dove gente che si autodefinisce comunista ricorre a questa roba di elite. Venite stasera al teatro Roseto e vedrete che cosa sta succedendo. E allora voi, amici, ma come facciamo? Come facciamo oggi che ci troviamo di fronte un Parlamento che è diventato il luogo dove si decide la visione antropologica dell'uomo, come nasci, procreazione artificiale, come muori, eutanasia, chi sei, maschio, femmina, uomo, genere, che cos'è la famiglia, l'incesto? Oh. Come facciamo a non avvertire l'esigenza di andare lì a fermare questa rivoluzione antropologica? Come facciamo? Per noi, per i nostri figli, per la responsabilità che abbiamo, che la storia ci ha affidato per le future generazioni. Ma come facciamo? Allora dobbiamo fare come si fa di fronte a ogni dittatura, come si è fatto nella Russia sovietica, nella Cina di Mao. Ci sono solo tre atteggiamenti possibili. O la convivenza, essere indifferenti, come il 99% di questo popolo italiano anestetizzato, sembrano sonnabili, che non si accorge di quello che sta succedendo. Fare l'aguzzino nel potere, cioè essere complice, oppure opporsi. E noi dobbiamo decidere se stare, chinare il capo a questa dittatura del pensiero unico, dove veramente sta arrivando l'inverosimile, attraverso questa velenosissima ideologia che si chiama politica di corretta, dove c'è dentro tutto. Oppure dire no. No a un'Europa che è diventata l'Europa delle lobby massoniche, l'Europa delle lobby plutocratiche, l'Europa delle lobby LGBT, l'Europa del multiculturalismo scriteriato, l'Europa del neutralismo, l'Europa senza identità e senza Dio. Dobbiamo avere il coraggio di dire questa cosa. Allora,
Cosa c'entra tutto questo con Monza? Eh beh, c'entra, come c'entra Monza, c'entra a Verona, ad Alessandria, in tutte le città dove cerchiamo di ricostruire una visione, un modo di fare politica che è completamente diverso, che ha a cuore il bene comune e non ha come orizzonte valoriale Mammona o il vitello d'oro, e soprattutto rimette al centro la cellula del tessuto. Perché dici, se noi non ripartiamo dalla cellula, il tessuto non lo ricostruiamo o non lo salvaguardiamo. È stato bellissimo il ragionamento che mi ha fatto un medico, tra l'altro agnostico, giuro, una fede, aderito alla propria famiglia, ma mi ha fatto un ragionamento scientifico molto interessante. Io ve lo semplifico in maniera brutale, ma il concetto lui me l'ha articolato in maniera molto interessante. Lui mi ha detto, guarda, io sono preoccupato di quello che sta succedendo, perché se la famiglia come è la cellula della società, modificare questa cellula, fare un OGM con potenziali rischi di trasformarla in una cellula cancerogena o tumorale, significa mandare in metastasi la società, ed è quello che sta succedendo. Ecco perché allora dobbiamo ripartire e utilizzare questa bellissima metafora di Giovanni Paolo II, cioè la famiglia non è un tema, è il tema, anzi è la modalità, è il prisma attraverso cui noi dobbiamo osservare i problemi della nostra città. E anche qui non c'è mica bisogno di essere cristiani, sapete. Fatemi essere pagano per un minuto. Sapete, Aristotele, che rappresenta il culmine del pensiero filosofico greco, che ha scritto un libro, no, ha scritto un'opera meravigliosa che si chiama Politica, e i nostri politicanti non sanno neanche che esiste, non che hanno letto, non sanno neanche che esiste. Lui lì aveva un'espressione, anzi, che noi dovremmo, ma noi utilizzarlo come il nostro slogan. Lui diceva, polis synthetai exoikon, la società è costituita dall'insieme delle famiglie, anzi, letteralmente così. Poi la città è fatta di famiglie, polis synthetai exoikon. E lui, Aristotele, aveva bene in mente quali fossero le funzioni di una famiglia. Cinque, in particolare. Oikos, che vuol dire famiglia, era despotiche, gerarchia. Una comunità dove i genitori comandano e i figli obbediscono. Due, gamene, gynekos, kandros, l'unione di un uomo e di una donna. Tecnopoetiche, procreazione. Fare figli. O economia è una comunità che si amministra, si gestisce. Il termine economia deriva da oikos, famiglia, ma soprattutto è paideia, educazione. Noi vogliamo riportare queste cinque funzioni di Aristotele della famiglia al centro della nostra società. Perché davvero polis, Monza, come tutte le altre città, sul petale exocon, è costituito. E se non partiamo da lì, ma non con improbabili patti che hanno lo stesso valore della carta igienica, mettendolo al centro. E guardate, quando questo non capita solo a Monza, ma dappertutto, quando questi si accorgono che la nostra prospettiva è giusta, poi corrono tutti a parlare di famiglia, cioè, dobbiamo far capire, dobbiamo far percepire agli elettori che noi siamo originali. Ecco, perché quindi siamo qua, ora magari se facciamo un dialogo o scambiamo quattro chiacchiere, io sono a disposizione, però vedete, quello che sta accadendo nel nostro paese è angosciante, chi verrà stasera capirà che è veramente angosciante, però state attenti, perché l'angoscia, la tristezza, l'inquietudine che possono derivare per questa tragedia che stiamo vivendo, tragedia antropologica che stiamo vivendo, steccia da doccia, inutile in affitto, nozze gay, è veramente una corsa verso il baratro, no? E non ci deve, l'unica cosa che noi possiamo fare è arrenderci di fronte alla rassegnazione. Questo non possiamo fare. Io sono consapevole che le cose che di solito
racconto tutte le sere possono indurre questi sentimenti. Ma devo farlo! Perché vedete, il male bisogna conoscerlo per poterlo combattere. E la cosa importante appunto è non farsi, non cadere nella tentazione della rassegnazione, ma anzi, essere annunciatori della verità. Perché la tristezza, l'angoscia e l'inquietudine di questo mondo assurdo non potranno mai, mai, mai farci ammainare la bandiera della speranza. Apriamo un bar, sì. Un dibattito. Due parole anche a chi ci sostiene, certo, vai. Qui a Monza. Intanto ringrazio la Manuela per averci invitato, avermi invitato qui in questa giornata che devo dire si presenta molto interessante. È la prima volta che sento parlare appunto l'avvocato Nato ed è stato un piacere intanto verificare che condividiamo gli stessi valori, ma anche la verve che ha dimostrato. Devo dire che questo per me, io sono venuto qui oggi non conoscendo la realtà di Monza, venendo dal Friuli, quindi evidentemente parlerò su una questione prettamente nazionale. Viviamo questa alleanza delle elezioni comunali di Monza, che è stata voluta con forza dal nostro coordinatore regionale Mirko Radicula, come una sorta di laboratorio, perché noi riteniamo che in Italia ci voglia una sorta di fronte di salvezza nazionale, un blocco che sappia difendere quei valori che sono stati richiamati prima da Nato: Dio, patria e famiglia. E quindi è un laboratorio per noi Monza. Non so che cosa produrrà questo laboratorio, nessuno di noi lo sa, ma così viviamo questo test, questo momento. Devo dire che noi, i valori che sono stati prima richiamati li condividiamo, evidentemente non possiamo nemmeno nascondere quella che è la nostra tradizione e la nostra storia. Noi non siamo un partito confessionale, a noi interessa difendere la famiglia, ma questo non significa che discriminiamo chi ha voluto un matrimonio religioso, chi ha voluto un matrimonio laico. Io stesso con mia moglie, non siamo formalmente sposati, ma abbiamo una figlia, ci riteniamo comunque una famiglia. Quello che per noi è importante è il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà. E questo è un principio che abbiamo fatto. Però tranquillizzo subito l'avvocato Marto, abbiamo in programma di sposarci. Per quanto riguarda invece, c'è stato un passaggio dell'avvocato Amato che io ritengo molto importante, cioè il fatto che per vincere qualunque battaglia ci vuole una dose di sacrificio. E in questo noi missini siamo i più attrezzati d'Italia. Nessuno più di noi ha pagato un prezzo terribile in termini di sangue rispetto ai missini che sono morti nei decenni passati e poi anche più là nella nostra storia politica. Quindi noi siamo attrezzati dal punto di vista culturale ed ideale a pagare un sacrificio. Io penso che tutti quanti siano consapevoli di una cosa: noi forse in termini numerici la nostra area forse in termini elettorali è ridotta per tanti motivi storici, ma tutti in Italia sanno, da sinistra al centro alla destra liberale, che se in Italia ci fosse bisogno che qualcuno difenda la nostra patria e sì la nostra nazione, noi siamo gli unici che la difenderemo con la vita. È per questo che tutti in Italia ci rispettano al di là dei voti che noi prendiamo. Io penso che il punto fondamentale della differenza che è stata richiamata prima tra noi e diciamo gli altri sia proprio un concetto filosofico che è stato spiegato molto, molto bene prima da Amato. Cioè,
noi riteniamo, noi crediamo nella trascendenza, cioè crediamo che questo mondo sia stato creato da un soffio divino. Lasciamo per un attimo da parte poi le tradizioni culturali che i singoli popoli e le singole civiltà hanno creato, no? Le diverse religioni. Però noi siamo accomunati da questa idea che questo mondo sia stato creato da un soffio divino e non da una casualità, non da un Big Bang. Se crediamo questo, evidentemente alla base della nostra azione politica c'è il diritto naturale. E allora, se noi crediamo che questo mondo sia stato creato da un soffio divino, siamo altrettanto consapevoli che quel soffio divino ha voluto le diverse nazioni, ha voluto le diverse genti, e le diverse specie rappresentano un momento vitale. Ecco perché quelli che vogliono la globalizzazione, ossia l'omologazione, la standardizzazione, la distruzione delle culture, non fanno un male soltanto ad alcuni, ma a tutti i popoli del mondo, alla specie umana nella sua interezza, perché sarebbe veramente una bestemmia, sarebbe veramente una cosa antivitale voler distruggere le singole nazioni, le culture che compongono il nostro mondo. Quindi noi non siamo contro nessuno, noi difendiamo la nostra nazione rispettando le altre, credendo che proprio l'interazione tra le diverse culture sia un momento vitale per tutti. E allora il punto, io non sono assolutamente d'accordo quando l'unico passaggio su cui non sono d'accordo, quando l'avvocato Amato in qualche modo fa una differenza tra patria e nazione. Io non so se questa differenza esiste nel resto del mondo, ma di sicuro non esiste in Europa. Non esiste patria se non una nazione. In Europa una nazione è tale perché ha una terra dei padri che ha fondato la sua identità. Quindi difendere la patria significa difendere la nazione. E questo è un punto centrale, perché la nazione è una comunità di destino. Ed io voglio dire che il pericolo richiamato prima è assolutamente reale. È vero che quel tasso di riproduzione demografica, secondo molti demografi, siamo già a rischio di estinzione. Eppure, secondo proprio il fatto che proprio è stato richiamato che noi siamo dei fedeli, noi crediamo in Dio, io non posso credere che la nazione prediletta da Dio possa estinguersi. L'Italia vivrà perché Dio vuole questo. Abbiamo la lingua più bella del mondo. Abbiamo la cultura più elevata del mondo. Eppure gli italiani non credono più nell'Italia. Gli italiani sono pessimisti sul destino della nazione. Odiano lo Stato italiano, seppur sotto sotto amano la nazione. Se incontriamo uno straniero che offende la nostra cultura, lo difendiamo. Ma nessun italiano oggi andrebbe in giro per il mondo dicendo di essere fiero dello Stato italiano. Però questa distinzione c'è. Grattando, tutti siamo orgogliosi della nostra grande storia. Siamo consapevoli della nostra grandezza culturale. Però non riusciamo ad essere orgogliosi dello Stato, perché lo Stato è come l'allenatore. Ma se un allenatore non è in grado di infondere lo spirito di squadra, l'orgoglio di appartenenza nei propri giocatori, come si può pretendere che poi quei giocatori abbiano l'orgoglio dei propri colori? Ed è la stessa cosa. Questa metafora in qualche modo è molto attinente con quello che noi difendiamo. E quindi noi dobbiamo far prendere la consapevolezza alla nazione che la soluzione c'è, ed è cambiare l'allenatore, che significa cambiare una classe politica che non è inetta, ma sono dei traditori della nazione, dello Stato. I drammi della tecnologia. E allora, quello, e non mi voglio dilungare, sono proprio due filosofie. L'ha detto bene Marine Le Pen l'altro giorno nell'intervista. Ormai il confine che divide la politica, giustamente, non è più quello tra sinistra e destra, ma è tra i fautori della globalizzazione e quelli che invece difendono le nazioni
e al suo interno difendono la famiglia, che è il nucleo centrale della nazione, perché è evidente che è il nucleo fondante. Questo è ormai il discrimine su cui costruire il futuro sistema politico. E anche se in Francia Marine Le Pen perderà le elezioni, voi vedrete che il distacco sarà ben diverso rispetto a quello che aveva dovuto subire il padre. Vuol dire che le distanze si stanno accorciando, che le nazioni europee stanno prendendo consapevolezza, e noi dobbiamo essere ottimisti per il futuro. Allora noi abbiamo lanciato poco tempo fa, qui, proprio in questa sala, parlando con l'onorevole Storace, l'idea di un grande blocco nazionale che metta al suo centro proprio quel trinomio di Dio, patria, famiglia. Non so chi aderirà, non so chi sarà, chi riuscirà a comporre questa cosa, è un grande amalgama. Ma ricordiamoci che un grande italiano un tempo disse: muoiano pure le fazioni purché continui a vivere la nazione. Grazie. Perché oggi sostenere, ecco, per esempio, se la famiglia è un dato di natura oggettivo, quando e perché entra nei documenti giuridici, se non ha niente a che fare con la legge? C'è una data e c'è una ragione. Dopo la seconda guerra mondiale, perché l'esperienza dimostrò al mondo che durante quello tsunami devastante l'unica cosa che aveva retto il tessuto sociale era stata la famiglia. E si capì che per ricostruire la società dalle ceneri della guerra bisognava ripartire dalla famiglia. Ecco perché, per esempio, la nostra Costituzione, la Costituzione italiana, la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1948 riconoscono l'importanza della famiglia fino a quel momento sottolineato. E il nostro articolo 29 della Costituzione usa un verbo molto importante quando parla di famiglia, articolo 29. Dice: la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Riconosce vuol dire prende atto di una realtà che preesiste, non c'è scritto la Repubblica istituisce la famiglia e ne disciplina le modalità, distinzioni, costituzione, cambia due uomini, tre donne, cinque donne. No! È un dato oggettivo di natura che lo Stato si limita a riconoscere, non a istituire. E questo è il grande. Dove arriviamo noi al cosiddetto 2.0? Perché siamo oltre il passato? Pur mantenendo le... Perché ragazzi, ha ragione, però si è tutto bene prima, è finita la distinzione novecentesca di destra e sinistra, è finita. Oggi la politica si gioca sul crinale antropologico, su decidere come nasce l'uomo, come muore, chi è, che cos'è la famiglia, che... è lì che si vive, saltano gli schemi. Ma noi abbiamo una responsabilità ancora più grande, quella di salvare la ragione dell'uomo e salvare l'uomo. Perché guardate, che la famiglia sia la società naturale fondata sul matrimonio tra uomo e una donna, che un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma, e che un essere umano nasce da un gamete maschile e femminile, non è né di destra né di sinistra, né laico né cattolico, né progressista né conservatore, è semplicemente un'evidenza oggettiva di natura di cui la ragione non può non tenere conto. Ma oggi la ragione è saltata, sta saltando in questa melassa, in questa Macedonia del politicamente corretto e del pensiero unico. Noi abbiamo la responsabilità di salvare la ragione umana, quindi salvare l'uomo. Pensate la provvidenza che l'incarico ci ha affidato. E come facciamo a diventare? No, diventa un imperativo morale. Grande Felice, tutto chiaro? Bisogna solo convincere gente ad andare a votare. E a votare noi soprattutto. Questo è un valore, questo è un valore. Il resto sarebbe un voto buttato. Anche perché questa roba qui, guardate, cioè, noi parliamo di famiglia, parliamo di bravo. Vorrei ricordare che ci sono forze politiche che si definiscono di centrodestra, che sono lontanissime da questa visione,
Ma avete visto l'ultima vergogna di Forza Italia? In Umbria. La regione Umbria ha approvato una legge contro l'omofobia, che è un reato di opinione, una cosa vergognosa. Una delle leggi più liberali, una vergogna, vergogna. Grazie all'astensione di Forza Italia. Come fai a stare? Ma come fanno queste forze? Non parliamo della Lega. Beh, Salvini è quello che ha votato il divorzio lampo, che è l'ultima picconata alla famiglia, convinto che sia un passo di civiltà. È uno che ha appena affermato che la pillola RU486 non si può definire una pillola assassina, anzi l'aborto chimico va bene. Ma al di là delle posizioni di persone, o Zaia che per l'autonomia, il fatto che comunque la Lega su questi valori abbia lasciato libertà di coscienza. Ma come fai sulla vita, sulla famiglia e sull'educazione a dire libertà di coscienza? Oppure, ecco, noi dobbiamo dare voce a un popolo che si è rotto i coglioni di questa visione della libertà di coscienza e dell'astensione sui valori. Come fai? Ma tu ti astieni su Dio, padre e famiglia? Ti astieni o lasci libertà di coscienza? Questo è il centrodestra. Ma bisogna capire che è finito quel tempo lì. Oggi esiste un popolo, tra l'altro ex moderato, oggi incazzato, dei cattolici, che ha la pretesa di politici che su questi valori non scendano la scorciatoia della libertà di coscienza, ma soprattutto la vergogna codarda della sessione. Educazione dei genitori. È la libertà di educazione dei genitori, perché parlando di questo, che forse è un tema che a me sta a cuore perché lavoro a scuola, da sempre, diceva ai miei colleghi, allora è la famiglia che deve decidere quale scuola scegliere per i propri figli, e non ripagare due volte la scuola che si è scelta. Io ad esempio ho scelto una scuola cattolica, ho dovuto ripagarla, ma le tasse le ho pagate comunque per la scuola statale. La scuola cattolica è un servizio pubblico, quindi non si può considerare in altro modo, e quindi il cittadino, le famiglie hanno proprio il diritto a poter scegliere. E la famiglia è la prima istanza educativa, la prima agenzia educativa, così, perché il bambino doveva apprendere le prime norme di vita, i comportamenti, l'educazione, non a scuola, no? Ma è quello che invece lo Stato vuole proporci. Quindi per quanto riguarda la scuola, ci batteremo perché la scuola anche parentale, che è quella che nasce dalla famiglia, dai parenti, quindi esiste già nell'ordinamento giuridico della Costituzione riconosciuto, che abbia più spazio proprio perché le famiglie possano scegliere. Questo è un punto. Comunque è nato il circolo perché appunto mi piaceva il popolo della famiglia, la famiglia al centro della società, al centro delle politiche parlamentari, e quindi abbiamo dato inizio a questa avventura. La prima volta, non sono un politico, quindi sono convenzionale. Facciamo parlare. Ma se mi sentite anche così va bene. No, candidato sindaco, non si deve abituare a usare il microfono. Gentile, non lo so mai. Bene, da lunedì troverete online il nostro programma, verrà distribuito oggi, quello che sono gli assi portanti, gioco forza alla famiglia,
la voglia di riuscire a costruire quello che è un quartiere per la vita, cioè nelle zone in cui, cioè possiamo fare, sì, nelle zone in cui Monza trova le sue difficoltà perché ci sono parti che vanno ristrutturate, risistemate, beh, sistemiamole, non andiamo a cementificare più del necessario, ma costruiamo quello che è un luogo adatto ai giovani per poter creare la propria famiglia. Proponiamo, lo Stato nazionale oggi non lo consente più, ma cerchiamo di provare anche parlando e trovando attività con banche e assicurazioni la possibilità di arrivare a un riscatto delle case, soprattutto per i giovani, a quello che sono canoni agevolati. Costruiamo quello che sono appunto i quartieri per la vita, quartieri in cui ci sono delle abitazioni che consentono alle giovani coppie di poter avere un figlio, di avere dei servizi vicini. Io sono una mamma di due bimbi, so bene che non avere la farmacia quando hai dei bambini piccoli e non averla vicino, non avere una lavanderia, non avere un piccolo supermercato per le cose da tutti i giorni, perché si costruisce fondamentalmente nel deserto, beh signori, non abbiamo bisogno di società e di città fatte in questo modo, abbiamo bisogno di città fatte a misura di famiglia, abbiamo bisogno di marciapiedi larghi per portare le carrozzine, abbiamo bisogno di un trasporto piuttosto piccolo, perché tanto gli autobus, se li guardate, sono spesso e volentieri vuoti come numero di persone, parte la mattina quando si deve andare a lavorare. Abbiamo bisogno di strutturare questa nostra città rispetto anche a giardini che possano diventare vivibili. Io non ho ancora trovato, e correggetemi se sto sbagliando, in quel di Monza, una città nella quale si trovano, ce la faremo, in cui si trovano delle altalene per bambini che hanno disabilità. Poi mi si può dire, ah, la disabilità, poi il bambino si sente osservato dagli altri, ma voi non potete capire quanta gioia può provare un bambino che finalmente per la sua disabilità riesce a salire su un'altalena con la sua carrozzella. Ho fatto quattro chiacchiere con delle mamme con bambini disabili e mi dicono che le scuole sono sprovviste di forchetta, coltello e cucchiaio per bambini che hanno una disabilità. Io credo sia inaccettabile questo. Abbiamo ritardi sull'assegnazione del personale preposto all'accudimento e al sostegno dei bambini che hanno disabilità. Secondo me è assurdo, non possiamo. Dobbiamo prevedere poi un piano trentennale di vita. Monza è una città che sta per estinguersi. Perché davvero a Monza ci sono più anziani che giovani e tristemente purtroppo la dipartita giunge per tutti noi. In questo senso dobbiamo lasciare una città che promuova la nascita e promuova quindi quello che è anche la possibilità di poter fare famiglia e quindi lavoro. Signori, ci troviamo in una città come quella di Monza che ha una storia basata sulla regina Teodolinda, la Villa Reale, il parco recintato più grande d'Europa, conosciamo solo noi. Eravamo famosi nel mondo per essere degli artigiani, nella zona anche le setterie, era una zona ricchissima, la Brianza, fiore all'occhiello, motore d'Italia. Ci troviamo con un altissimo tasso di disoccupazione. Abbiamo bisogno che il comune dia indicazioni per riuscire a ripartire. E allora perché non fare un prestito d'onore per coloro che vogliono aprire una propria attività? Almeno per la prima volta un prestito d'onore è possibile. Possiamo ragionare su una cifra per poter agevolare questa partenza. Siamo la città dei motori, siamo la città dell'autodromo, famosa nel mondo per quanti giorni all'interno di un anno? Non è possibile. Possiamo dare con il turismo, con la voglia della ristorazione, con la voglia di pensare a riscoprire le tradizioni che sono chiuse all'interno delle nostre case per riportare grande questa Monza. Certo, forse non è più tempo di andare a pensare a grandi industrie, forse è meglio tornare al piccolo, forse è meglio riaprire i negozietti piuttosto che i grandi supermercati, forse è meglio ripensare che forse lavorare 7 giorni su 7, 366 giorni l'anno, il lavoro è voluto, forse non è e non dà agio alle famiglie di poter vivere la propria vita. Forse bisogna ritrovare dei tempi di vita che oggigiorno mancano. E la domenica, perdonatemi, ma io non riesco a capacitarmi di quelle persone che rinunciano alla domenica per stare con la propria famiglia.
semplicemente perché i nostri bambini hanno bisogno dei genitori per poter crescere in maniera serena. Il Parco di Monza è una grande bella iniziativa e attrattiva, allora costruiamo elementi che possano portare, non ci sono solo i dinosauri che presto arriveranno, forse abbiamo la possibilità anche di costruire elementi per i giovani, possibilità di fare del commercio anche all'interno del parco usandolo in maniera costruttiva. C'è tutto un pacchetto mostre, c'è il percorso della Regina Teodorinda, bisogna semplicemente volerlo. Abbiamo bisogno di cultura, signori, fino a prova contraria, siamo gli artefici della cultura nel mondo. Basta solo decidersi di fare le cose in maniera buona e con una visione che guardi al futuro. Abbiamo la possibilità quindi di anche strutturare percorsi economici, l'apertura delle attività commerciali, soprattutto sul turismo, l'accoglienza. Attenzione, io sto parlando di un'accoglienza turistica, perché sul piano dell'immigrazione noi siamo per l'idea che le persone vadano aiutate nei luoghi in cui nascono, perché le radici sono importanti. E se noi dessimo la quota di 35 ore al giorno per 400 persone, fatevi conti a mente, per 365 giorni l'anno, spesi in Italia hanno un valore, spesi in Africa aiutano tante di quelle persone in maniera più competente. Proponiamo una cosa nuova, non per proposta nessuna, proponiamo noi, perché siamo innovativi e comunque abbiamo delle idee che secondo me ricalcano poi tutto uno spirito cristiano del fatto che noi possiamo aiutare le persone che arrivano qui più o meno bisognose lì per creare nuove aziende. Allora adottiamo una città africana e facciamo in modo che le nostre aziende sviluppino commerci, e allora facciamo in modo che le nostre aziende possano produrre qui, portare là e produrre là e portare qui, perché non tutto quello che c'è in Italia può essere realizzato in Italia, ma molte cose possono essere realizzate lì. È assurdo trovarsi ancora nel 2017 con un mondo dove c'è tutto e dove non c'è assolutamente niente. Quindi proponiamo questo, proponiamo il fatto che le abitazioni siano date per prima alle persone italiane nate in Italia con genitori italianissimi, preferibilmente, ce lo diciamo proprio perché noi non abbiamo quelli sulla lingua, cristiane. Quindi che sia ben chiaro a tutti qual è la nostra posizione in merito. Monza si è prestata la città dell'accoglienza, ma signori, innanzitutto abbiamo bisogno di accogliere i nostri bisogni e di vederli soddisfatti, perché l'impegno dei nostri padri che hanno costruito queste terre con tanta fatica va comunque portato avanti con onore, fierezza, ma anche col fatto di poterlo vivere e che non ci venga tolto in questo senso. Altro capitolo importante che si collega a questo è tutto l'ambito della sicurezza. Signori, noi siamo contrari alle droghe, contrari alla violenza, contrari alla prostituzione. E non esistono droghe. Non esistono. No, per carità divina, mi sono già battuta tempio indietro sulla questione e ci mancherebbe. Non esistono droghe leggere e droghe pesanti. Esistono sostanze che fanno male, punto, fanno tutte male. Perché ho da parlare? Parlo perché i fatti li ho visti in comunità terapeutica con i ragazzi, con gli uomini, ci sono state, sia perché erano dipendenti da sostanze psicoattivanti, ho lavorato da Donchino Pezzone, promozione umana, sono stata per ragazzi e uomini che si facevano di sostanze psicoattivanti, partendo dalla marijuana, andando avanti, consumando di tutto di più, e ci sono stata per quelle persone che sono diventate dipendenti da gioco d'azzardo e dalle macchinette. E che non mi si venga a dire che questi elementi possono essere tollerati, perché tanto mangiano e più mangiano più tolgono le nostre famiglie. Si devono trovare degli altri strumenti per sostenere i commercianti, che ovviamente se hanno le macchinette è perché hanno un'attività commerciale che gli consente di poter avere e quindi di dare origine a un vantaggio economico. Un comune non può tollerare l'uso delle macchinette perché i suoi commercianti non riescono a pagare il mutuo e non riescono ad arrivare a fine mese. Bisogna capire che cosa sta succedendo, aiutare le persone a portare avanti la loro attività professionale, ma bisogna anche aiutare i nostri cittadini a stare bene, a vivere bene questa società, perché se ci si ammala si diventa costi per la società.
E allora abbiamo una società che tende al peggioramento di se stessa. E guarda caso, anziché al benessere, stiamo andando verso, correggimi se sto sbagliando, il fatto che se una persona costa troppo, ad un certo punto la si sopprime. Signori, questa non è la società che vogliamo, ce lo diciamo chiaramente. Noi vogliamo una società per la vita, aperta al futuro, con tanti bambini, tante pance in giro, persone contente di quello che stanno facendo. Non pensiamo che dobbiamo diventare tutti ricchi, certo ci piacerebbe tutti, non è una cosa. Però signori, io credo che si viva bene con molta dignità, con uno stipendio che tutti riusciamo ad avere senza pensare che ci siano persone disoccupate perché altri stanno guadagnando troppo, guadagnano male, rubano. Cerchiamo di creare un nuovo modo, un nuovo modello di società. A volte a fare un passo indietro si va avanti. Quindi torniamo sui nostri passi, torniamo indietro dalla strada che l'Italia ha preso, che Monza ha preso. Dopo 5 anni lo vedete tutti che cosa è successo. Cambiamo rotta, invertiamo la rotta. E da questo momento in poi, signori, finiamo di raccogliere le firme e si comincia con quello che è la vera e propria campagna elettorale, perché noi dobbiamo farci sentire. Grazie. Stata detta, su 7 candidati, diciamocela tutta, su 7 candidati, 6 sono uomini e solo la nostra Manuela è una donna. Alla faccia del segno primo, basti questo. Secondo, abbiamo una lista di 32 persone mista, uomini e donne. Gli altri 72 quanti sono? Non ci interessano. Quanti gender? Tutti ipologie e non ci interessano. Molte coppie in lista, marito e moglie. Marito e moglie insieme. E se i monzesi dovessero darci la loro fiducia, non abbiamo nessun problema a governare. Abbiamo una squadra fortissima. Basta? Sì. Per le coppie in campagna elettorale sarà un periodo terribile. No, bellissimo, bellissimo insieme. È la prova evidente che la prova la famiglia funziona. Sì, se regge quel mese dopo. Allora. Gemellare di me. Sì, ci lasciamo così. Tra l'altro, i due spunti che Manuela ci ha dato molto importante. Volevo solo dire una cosa, rispetto alla demografia. No, è soltanto un tema limitato. Quando si parla di demografia e di far crescere le nascite, noi sappiamo che ci vuole un periodo di tempo molto lungo. Però non so se avete notato la crisi in Venezuela. Io vengo dal Friuli, noi credo che abbiamo qualche decina di migliaia o centinaia di migliaia di oriundi friulani e giuliani in Venezuela. Chiunque di noi ha qualche parente in Venezuela. La metà della popolazione, il 40% di origine italiana. Voi non sapete quante migliaia di italiani vorrebbero rientrare in Italia, ma hanno problemi burocratici o economici. Pensate se dessimo a questi italiani le stesse opportunità che diamo ad africani o ad islamici, quanti rientrerebbero in patria? Qui quello è un patrimonio. Ritorno ad Itaca, perché ad Amato piace molto la storia come a me, ritorna ad Itaca per questi italiani. Non solo, ma sapeste voi, io li conosco, quanti ragazzi nostri intelligenti vanno fuori? Ma non avete idea. 100.000 all'anno. A me ha inquietato, racconto sempre, la storia dei fratelli Bauso, sapete, catanesi, no? A un certo punto questi ragazzi, molto ingegnosi, nostri del sud, cosa fanno? Hanno un'idea geniale, ci facciamo una catena di street food, di cibo siciliano, arancino. Propongono l'idea in Italia, allora, intanto vanno in banca,
non esiste. Dovevano ipotecare anche i parenti fino al sesto grado per avere i soldi. Vabbè, parte te. Poi cominciano le trafile burocratiche. L'ASL, a un certo punto, dopo 6 mesi di battaglia, cosa fanno? Vanno a Londra. A Londra presentano il progetto. In una settimana hanno i soldi. In 2 settimane aprono la società e in la terza settimana hanno le autorizzazioni. Oggi Etna Coffee, si chiama Etna Coffee, è il locale più lean della City. Hanno fatto i miliardi. E questi ragazzi ci dicono: stiamo ancora aspettando l'ultima autorizzazione della ASL. Ma noi, e sono là, il locale più in dell'ultimo grido della City di Londra è la coffee di questi ragazzi che noi con un calcio nel culo abbiamo mandato fuori e stanno ancora. E questo è un paese, è un motore grippato, sapete, un motore fuso. Questo sistema è irriformabile, va resettato da zero, perché è come quando hai un motore fuso, è inutile che cambio spinte oggi, noi ci illudiamo di non è possibile. Bisogna resettare, fare un new deal, ricominciare da capo, fallire e riprendere, perché non è più. Noi abbiamo. Sì. Ah, tra l'altro piccolo dettaglio, pagano il 20% di tasse. Tre tasse, 20%. E quanti di questi ragazzi ingegnosi, la nostra migliore gioventù la stiamo mandando tutta fuori. E diventiamo ancora di più paesi diretti. Ma l'altro spunto interessante è il discorso della sperequazione mondiale, questa è una vergogna. Ma voi sapete che delle prime 100 entità economiche del mondo, le prime 100 entità economiche, 60, le prime 67 sono multinazionali e solo 33 lo sono stati. Ma chi comanda? Le prime 67 su 100 entità economiche del mondo sono multinazionali. Il 10% della popolazione detiene l'86% della ricchezza mondiale. E Repubblica ci ha detto che sono soltanto 8 super paperoni, 8 persone a detenere più della metà della ricchezza del mondo. Ma è chiaro che questa roba ti sposta. È una vergogna. Questa disuguaglianza sociale è una vergogna che poi crea i flussi migratori. Ecco perché anche su questo dovremmo ragionare tantissimo. Li finanzia. Anzi, li finanzia, certo, li finanzia. Perché il problema nostro, io, sulla questione dell'immigrazione, è molto semplice sapere il discorso. A me quando dico, ma voi, io, se fossi ministro degli interni, saprei come risolvere il problema. È molto semplice. Non fare quello sguardo che la gente pensa male. No. Vi siete chiesti perché la Spagna, che è molto più vicina all'Africa di noi, anzi addirittura ha 2 enclave in Ceuta e Melilla in Africa, non ha mai avuto, non ha questo problema da 10 anni, dal 2006. No, perché ha fatto 2 cose molto semplici. Primo, gli accordi bilaterali di cui ci parlava lei, è andato in Africa a costruire carro, città ed aeroporto. Secondo, ha applicato il SIVE. Che cos'è il SIVE? È il sistema integrato del vigilante esterno, cioè un sistema che prende i segnali radar delle navi che passano, il video delle postazioni lungo la costa, i tracciati aerei e satellitari. Questo sistema ha creato una fortezza, no? E ovviamente con l'effetto deterrente, nel senso che uno, questi sanno che lì è possibile. Sapete, in Italia, quando è stato proposto, ma perché non facciamo così? Ho detto, costa troppo. 20 miliardi per salvare Montepaschi e le banche amiche si trovano, 20 miliardi. Allora, non è così in realtà. La tragedia italiana è che noi, no, questo problema semplicemente non lo si vuole risolvere perché rende. A certa copertura vende, amici, sapete che in Italia il dato è che dopo la vendita delle armi e della droga oggi c'è quello che rende di più in termini è questa moto, è diventato un racket, un business. Noi dobbiamo avere la capacità di rompere questo racket mafioso e dire no, facciamo. La Spagna nel 2006 ha avuto un'invasione di 30.000 persone in un anno,
quando è arrivata quella nuova letteraria anche, hanno detto basta, basta. E hanno risolto il problema, perché c'era la volontà politica di risolverlo. Qui invece non c'è. C'è semplicemente la volontà di fare business. Chiudo sulla questione della domenica. Sapete, io giro l'Italia. E la cosa, mai conto tanti casi, tante situazioni. Una delle situazioni che più mi ha commosso, mi ha colpito, è stata quando a un certo punto un uomo di 50 anni mi ha raccontato la sua storia e piangeva. Diceva, io lavoravo in un'azienda, ovviamente l'azienda è fallita perché sta fallendo tutto in Italia, questo si trova a 50 anni nel mercato completamente, l'unica cosa che riesce a recuperare è lavorare come precario in un magazzino di grande distribuzione, Carrefour, non è il cuore. E lui mi ha detto, io mi sono ridotto lo schiavo perché sono costretto a lavorare la domenica. Ma qual è il problema di questa famiglia? Settimana fuori. Una figlia era all'università e un'altra in un consulente che facevano la pausa pranzo. L'unico momento che avevano questi qui per stare insieme, l'unico, era la domenica, no? Da quando lui ha avuto questa roba, si è sfasciata la famiglia. E lui, per dire, io mi sento uno schiavo perché non posso rifiutare. Non posso rifiutare. Che cos'è questa roba che distrugge la famiglia? Certo, ecco perché passa tutto anche quello. Ed è una vergogna. È un candidato sindaco di Forza Italia. Mi ha contato. Forse ne ho due. Ha usato dire no, calma, mi fa, calma. La cosa più importante che conta è business. E non mi puttare, per te sarà business, per noi no.